Recording Hi-Fun Radioactivity. Popolo di Reaction TV, benvenuti nei menu. Aspettate di The Oregon Trail. Buonasera, buonasera a tutti. Buon 22 agosto 2023 dal vostro Amon. Come state? Cosa mi raccontate? Come mi sentite? Come vi sentite? E quant'altro. Bentornati, bentornati in Oregon Trail. Gioco storico che è vecchissimo, era usato come educational, uno dei primi educational delle scuole americane, per parlare appunto di indiani, trattati, viaggi impossibili, persone con la dissenteria e quant'altro. Hanno rifatto il giochino in una chiave un po' più moderna e mi interessava farvelo vedere così ci facciamo un'idea perché posso mettere i vostri nomi. Quindi questa sera il viaggio non lo faremo mai da soli. Quando parlo di viaggio mi ricordo sempre Gianluca Vassola qui. Mando un bacione se ci sta ascoltando. E allora, come state? Come state? Cosa mi raccontate? Quando arrivate? Fatemi sapere. Qua c'è gente che già sta lurcando. Perfetto, perfetto. E allora, questo gioco consiste nel far arrivare 4, almeno una persona viva fino in Oregon. Può succedere di tutto, bisogna sopravvivere, era un survival, quindi è entrato parecchio nei cuori degli appassionati dei gestionali o quant'altro, perché la cosa è divertente, come vi farò capire in game. Creando questo nuovo gioco della amatissima serie di Oregon Trail, volevamo illustrare meglio il punto di vista dei nativi americani. Per le popolazioni indigene, l'espansione a ovest non fu un'avventura, ma un'invasione. Vista la complessità dell'argomento, abbiamo collaborato con degli studiosi nativi americani per dare una rappresentazione più rispettosa della storia nel gioco. Per la prima volta, il gioco permette di impersonare personaggi nativi americani e include i loro racconti, per celebrare la storia e la cultura delle popolazioni che hanno vissuto per prime su quelle terre e che ci vivono ancora oggi. E questo è bellissimo. Già questo rende tutto. Allora, il prologo è inutile che lo vediamo. Più o meno ve l'ho spiegato com'è. La cosa figa è che può succedere davvero di tutto. Vabbè, aspettate. Stasera sta roba esce e uscirà sempre. Allora, devo solo abbassare forse un po' il volume. Facciamo così. Allora, cominciamo il nostro viaggio. Quindi faccio pista dell'Oregon. Ok. 5 tratti, difficoltà avventuriero. E allora, tra l'altro bisogna scegliere i personaggi all'inizio che sono sempre random. Questa è un'altra cosa figa. Allora, dobbiamo arrivare qui. E dobbiamo partire da qui. Il tuo viaggio inizia a Independence. Raggiungi un forte per sbloccarlo come tappa per la funzione viaggio veloce. Una volta sbloccato un forte, potrai assumere una guida che ti condurrà direttamente lì la prossima volta che cercherai di raggiungere l'Oregon. E allora dobbiamo partire per forza da Independence. Ci tocca. Vediamo che personaggi mi dà, perché sono sempre random. Questa è la cosa fighissima. Ed è il 1º maggio del 1840. E tutto va bene. Intraprendi un viaggio attraverso più di 2000 miglia di pianura, fiumi e montagne. Se per qualche motivo non sopravvivi, se il carro va a fuoco, i ladri ti rubano i buoi, se reggi il cibo e muori di colera, non arrenderti, riprova ancora, ancora e ancora. Rischio morte dietro l'angolo. Allora, ci ha dato un ottimista eroica, egoista combattivo, pigra raffinata. No, io scelgo Elite. Sono tutte donne, mi sto mettendo. Ordinata e affascinante, gentile ed edonista, egoista e pia. Ordinata. No, ordinata e affascinante, del figlio. Poi. Uno sciocco egoista. Un pessimista affascinante. Questa è Saga. Qui è Saga. Un affascinante pessimista. E questo so io, ovviamente. C'è un zio Lello che farà la donna. Allora, ottimista eroica è chiaramente zio Lello.
senza dubbio proprio. Zionello. Questa è Mira. La saga s'offende. Allora devo scriverlo bene, aspetta. Non vi lasciate ingannare, zio Lello. Mira. Un pessimista affascinante per forza Sagamurai. Ah, non ho scritto tutto. Sagamurai. E qui c'è un amore. Potrei mettere anche salva, però. Facciamo così. Facciamo questo viaggio della speranza con questi quattro. In questo universo parallelo, zia Lella è una donna. Aggiungi 7. Questo è il set standard. Ci dà 3 cassette per gli attrezzi, 50 munizioni, 10 abiti per l'igiene. Robicchia così per dare morale, resistenza e quant'altro. Un po' di cibo, medicine. Una guida e 650 dollarazzi. Che però diventano 432 perché dobbiamo pagare sta roba. Li paghi. E te ne vai. Assist. Quando ti ci paghi e te ne vai, escono le carte di Streamworks. Ciao, Streamworks. Se non sapete di che sto parlando, basta fare così. Carte. Non vi fate un'idea. Allora, conviene parlare sempre con un po' tutti. Parlo con Dallas. Salve viandanti, andate verso l'Oregon. È stato un viaggio arduo fin qui, vero? Diventerà sempre più difficile d'ora in poi. Tutto molto bello. Allora, ho bisogno di aiuto. Ho incontrato una donna, e te pareva. È partita insieme alla sua famiglia per l'Oregon. Mi piacerebbe rivederla. Si chiama Ava. Come l'Ava. Per caso l'avete incontrata? Chiedi chi è. Davvero incredibile e radiosa come il sole, vabbè. Amico mio, posso chiamarsi? Aiutami a ritrovarla. Dille di me, dille che Douglas l'aspetta a Fort Laramie. Va bene. Ciao. È stato bello. La gente del posto e gli altri migranti passeggiano lungo la via principale. Un po' di conversazione aiuta a farsi un'idea del posto. Qui c'è Moses Harris. Che andiamo a salutare. Ciao Moses, stai male? Cosa vuoi chiedere? Chiedi alla sua famiglia, della sua salute. Come stai? Non mi resta molto tempo, mi attende un nuovo viaggio verso un luogo inesplorato. Ma non importa, l'unica cosa che possiamo fare è affrontare il nostro destino. Io dovrò affrontare questo viaggio da solo. Vabbè, ciao. È stato bello. Non vuol disturbare l'ultimo se serve, la cosa migliore è lasciarlo riposare. Va bene così. E ce ne andiamo. Basta. Allora, io direi di... Voglio vedere se riesco a prendere. Che mi dà? Proiettili, grasso per le ruote? No, non c'è se. Non compensa. E allora, tutto a posto. Si parte ufficialmente. Guarda, zio Lello è in prima posizione, sotto mentite e spoglie. Molto mentite. Dobbiamo andare verso il Kansas River. Se evitiamo braccia rotte e gambe rotte, ci dà un premio. Questa cosa non è per niente piacevole. Allora bisogna scegliere un itinerario. Tutti e due a caso. Vado sotto. Vado qua. Il sole sorge su Indipendenza. I nostri intrepidi viaggiatori fanno le prime passi sulla pista dell'Oregon. E vai. Il morale è alto, tutti stanno bene. Il carro è carico. Ciao ciao ciao. Vai. Ed eccoli là. Si parte per questo viaggio della speranza. Dobbiamo arrivare a questo attraversamento. Si vede un foro per la pesca. Non è presente sulle mappe, ma dovrebbe essere. Non ce l'ho. Quindi ce ne andiamo. Gruppo lascia i pesci in pace. Lasciateli stare. Sagamurai, almeno uno di... Ma sa che cosa ti è successo, Saga? Che cosa ti è successo? Non fare così, Saga, non fare così. La caccia è più adatta a chi ha passato molto tempo nella natura. Ah, possiamo cacciare. Chi facciamo cacciare? Zio Lello, Mira, Sagamurai o Amon? No, ci provo io.
Che ho tiro 1. Sono tutte random, giustamente, quindi non lo sai. USD, spazio dove sparavo e cosa. Minigioco. No. Mi serve cibo. Beh, è mancato uno. Vabbè. 170 libbre. Beh, non male. Il cibo serve perché devono campassi, poverelli. Allora, ho ottenuto 170 e me ne aveva resistenze per riportarne solo 125. Allora prendo le pelli. Le pelli servono per fare altre cose. Le pelli ci servono per fare altre cose. Dobbiamo andare. Dove andiamo? Andiamo di qua. Un luogo ignoto, vai. Evita il braccio rotto. Ok. Attraversamento Kansas River. 45 miglia. Ah, ma voi non lo vedete? Aspetta, devo. Sembra che ve lo vado. Devo capire dove mettermi. Per non rompere le scale. Mi metto qua. Mi metto al posto del carro. No, metto qua, eh. Vediamo se così va bene. Aiuto. Piano internazionale, di nuovo a corto di carburante. Lo sapevo che quel motore mi avrebbe causato solo problemi. Ah, qui stavo provando a volare, addirittura. Chiedo scusa per le mie pessime maniere, mi chiamo Samuel Peppard e vi ringrazio per l'aiuto. Avete appena assistito alla mia ultima invenzione, la macchina volante. Ci sono delle imperfezioni e mi manca una... Ok. Bella idea. Noi lo sappiamo che prima o poi voleremo. È solo questione di tempo, ormai presto l'umanità avverrà il suo sogno di poter volare. Il mio sogno invece è che sia un americano a eseguire il primo volo su una macchina volante, patriota. Se gli eventi saranno favorevoli, non vedo perché non possa essere io stesso. Vabbè. È stato un piacere. Ciao ciao. È stato un piacere. Noi proseguiamo questo viaggio. Gruppo igiene meno 2. L'aria si riempie di ronzio infernale. Sciame di zanzare tormentano il gruppo. Ogni membro di pelle esposta viene preso da che ca. Maledette zanzare. Cominciamo male. Che schifo. Però ce l'abbiamo i vestiti. Alcuni viaggiatori si rilassano intorno al fuoco. Questo sembra essere un accampamento molto popolare. Ok. Ci accampiamo. Così dormicchiamo. Possiamo raccontare le storie, riposare, guardare le stelle. Ma vediamo come stanno. Che serve? L'igiene. È anche un po' di resistenza. Quindi riposiamoci. Riposiamoci. Il gruppo si sveglia riposato e è pronto un altro giorno di marcia. Vai. Vai forte. Sagamurai ha un po' il morale basso, non so perché. Sagamurai si sporge verso l'interno del carro per controllare le provviste del gruppo e lancia un grido di sgomento. Saka. Saka, che hai trovato? Un serpente striscia via dal carro, ma nessuno riesce a capire di che specie si trattasse. La creatura ha mosso Sagamurai. Eh no. Eh no, la creatura ha mosso Sagamurai al braccio. Succhia il veleno. Cura il morso senza medicinale. Uso. Succhia il veleno. Sta diventando una cosa brutta. Lo faccio fazzolello. Ammiro a me. Oh mio Dio. And ban them. Thank you, scripting Chi for suggestions succhierà il and veleno unsafe da Sagamurai? substitutions.
I don't think we can trust anyone with a mod. Chi succhierà il veleno da Sakamurai? Mira. Mira esita. Non sapendo se sia la decisione di fallo. Mira afferra il braccio di Sakamurai, succhia il veleno dalla ferita e lo sputa nella polvere. Sakamurai sembra subito riprendersi, Mira invece inizia a mostrare segni di malessere. Wow, ciao Saga. Sì, segni di malessere. Mira la febbre. Wow. Un disastro, aspetta. Curiamo Mira. Ah, guarda là. Un giorno almeno si cura subito. Mi ha fatto consumare tutta. Mi ha fatto consumare tutta la cosa. Sì, già. Zerella è sotto 20 spoglie. Io stasera sputerò un polmone, secondo me. Salve migranti. Vi do il benvenuto al Kansas River. Le scelte che farete durante l'attraversamento di questo fiume saranno la prima vera prova che vi riserva la pista. Per prima cosa, non provate mai a guardare un fiume se l'acqua supera il fondo del carro. Sarebbe a dire circa 75 cm. Non farete altro che allagare il carro e perdere le vostre provviste. Ovviamente anche qui Mira e tua moglie, ovvio. Io avevo presupposto. Questo viaggio è cominciato così. Zio Lello sotto mentite spoglie. Mira, tua moglie, tu sei questo e io sto qua. Però mi sono abbronzato troppo. È possibile calafatare il carro per farlo galleggiare, oppure la cosa migliore è pagare me e usare il mio traghetto. Che facciamo? Io pago il traghetto. Però voglio vedere se posso commerci a qualcosa. Magari posso prendere. No, ci sono le cassette per gli attrezzi. Che vogliono? 10 proiettili. Sì, sono 10 proiettili. Perfetto. Via. E quindi io decido di passare con il traghetto. Paghiamo 35, via. Ci facciamo il viaggio. Mira non ha più la febbre. La febbre. Però tu sei un po'. Sei un po' giù. Perché sei un po' giù, Saga? T'ha morso. Ah, perché t'ha morso il serpente al braccio. Giusto? No, t'ha morso il serpente al braccio. Partito tutto da là. Ah, ciao Pokebot! Come stai? Bentornato. Stai vedendo The Oregon Trail. E anche Zio Lello in diverse sfoglie. Il gruppo sbarca dal traghetto dopo una piaciuta attraversata. Evita gambe rotte, evita braccia rotte, tutto a posto. Lo scopo di questo gioco è partire da Independence e arrivare fino in Oregon. Sarà una cosa terribile. Stai finendo Mario World? Bello. Se giocone. Shadow. Andiamo. Su queste dolci canzoni. Sopra o sotto? Sopra. Come stai, Pokebot? Avendo recuperato le forze, il viaggio prosegue. Quanto è bello, Zerello. Poi c'è Mira, Sakamurai, ci sono io che... La ruota posteriore del carro si incastra in uno degli umeri a checca. Non può più funzionare. Tutti insieme. Così come stanno le cose, cercare di spingere il carro sfiancherebbe il gruppo peggio. Qualcuno potrebbe scaricare il carico per alleggerirlo, prendendo il compito meno, ma così ci vorrà molto più tempo. Che facciamo? Scarico qualcosa. Con il pianale alleggerito il gruppo spingere il carro si libera, tutto a posto. Il carico viene risistemato e il carro continua il viaggio. Va bene. È perché sì, per forza. Mi ha dato due donne all'inizio. Ma quanto è bello, Zio Lello. Zio Lello grida felice. Ma perché? Grida per il dolore e afferra la sua gamba, incapace di muoversi. Sembra che la troppa fatica le abbia causato un crampo. E mo? Questa volta è 100%, non finire il gioco solo con un bruiser. L'effetto di un bisassicciato.
Un po' di riposo potrebbe alleviare la sua sofferenza. Andando avanti, le sue condizioni potrebbero. Cosa vuoi fare? Fermiamoci, riposiamo. Ci fermiamoci, riposiamo. Il gruppo si ferma per dare a Ziolello il tempo di recuperare. Vai, Ziolello. Ah, inizia a passare, bio. E si va. Però sono tutti sporchi e zozzosi. Quindi io devo usare un attimo questo a lei, questo a lei, questo a lui e questo a lui. Facciamo un cambio di vestiti così stanno meglio. Vai. E siamo arrivati ad una campa nuova. È fornito di tinozze e bacinelle, riempite con l'acqua vicino a terra. È un'ottima opportunità per ripristinare l'igiene. Vabbè. Ci accampiamo, ma non ci laviamo. Ci raccontiamo le storie. Mi sembra giusto. Così si conoscono. Ah, il gruppo passa la notte a chiacchierare, ora i compagni conoscono un po' meglio le abilità dei vari membri del gruppo. Vediamo. Ah, si è rotto il carro. Qualche oggetto è caduto. Perché? L'ho fatto qua. Poche botte mai giocato di Oregon Trail. Tra l'altro si trova pure in una puntata di American Dead. E io prendo una volpe. Mentre controlla la farina Mira, nota che in alcuni punti si è impregnata d'acqua e ha iniziato a formare dei grumi. Mannaggia. E mo? Probabilmente la maggior parte della farina potrebbe essere salvata setacciandola per rimuovere le parti ammuffite. Questo però richiederebbe molto più tempo. Seta, no. Dai, 27, che c'è frega. Non so neanche cos'è l'Oregon Trail, ma credo che sia roba del vecchio West. No, è praticamente un attraversamento. Questo gioco nasce come un educational nelle scuole americane per parlare degli indiani e quant'altro. E è un viaggio che parte da Independence, devi portare questi quattro disgraziati fino in Oregon, ma può succedere di tutto. Possono morire di dissenteria, colera, febbre, malattie, ossa rotte. Spari accidentali, assalti, ladri, banditi, capì? È una versione originale. La versione originale è vecchissima. In questa hanno voluto dare peso molto di più e ricreare in modo più accurato la parte che riguarda proprio gli indiani d'America, visto che sono stati comunque loro a viverci qua prima, capì? Che spreco. Niente più salsicciotti questa sera, eh? Tu hai il morale giù proprio, guarda là. Ma che ti è successo? Sì, suoniamo l'armonica serve per dare più due al gruppo per il morale, almeno così ti riprendi un pochettino. Da. Sei sempre tu. In lontananza si sente il ruggito di un fiume in piena. Si tratta del Big Blue River. Oddio. Ah. Big Blue River, proprio. Interessante. Sì, lo so, è fatta apposta. L'ho voluto mettere un po' più piccola così. Quando si tolgono? Se si tolgono? Vedete la mia faccia. l'ho messa più piccola, però si vedono almeno. Metto un po' più grandi, eh. Mi copro la faccia, dove cazzo la devo mettere? Metto qua, eh. Ah, volevi. Metto dall'altro lato. Ok. Che facciamo? Dobbiamo decidere qua. Aspetta, vedete se ci sono le cassette. Sono i nostri contenuti. Sì, l'ho messo più grande così. Prova adesso, prova adesso. Anzi, proviamo così. Proviamo così, guarda. Shout out inutile, lo sapete, però Meglio sapete come così. ve lo faccio. Meglio così. Ciao Sara, benvenuta nel backstage di Instagram 94. Joke, do you guys know that one? Messo di là così. It's like knock knock.
Who's there? Sì. Mentre io faccio Interrupting cow. Interrupting cow. Ok. Ciao Sara. Allora devo provare a fare sta magheggio perché offre un bue, questa mi serve. Ah, mi si rifiuta di vendersela, vabbè. Sei un bastardo. C'è. Allora, qua non c'è il traghetto. Dobbiamo preparare il calafataggio. E dobbiamo sigillare il carro. Usando 5 pelli. Ci abbiamo la 73% di riuscita. Potrei anche allungarmi a riparare sto piccolo danno. Vabbè, vai. Ci proviamo. Che Dio ce la mandi buona. Proviamo a fare questo attraversamento di fiume. Ecco là, no? Va a fuoco nei buchi. Guarda che bello scenario. Non vi fermate. Non vi fermate. Bello, Doom Eternal. Bravo. L'impermeabilizzazione del carro viene rimossa. Il gruppo è felice di aver avuto tempo di sigillare tutto. Perfetto, perfetto. Nessuna dissenteria e nessun colera. Festeggia. Yeah. Andiamo qua. Qua c'è un accampamento. Un punto ideale per accamparsi, fare un bagno e lavare i vestiti. Come stanno messi già le giovanotti qua? Igiene al massimo. Igiene al massimo, igiene al massimo, no, stanno bene. Allora posso andare qua. Sì. Zoom. Con Big Blue River alle spalle il gruppo guarda il futuro con trepidazione. Vabbè, andiamo. Oddio, un gruppo di anatre si alza in volo dall'acqua vicino alla pista. Se qualcuno fosse abbastanza veloce... Sakamurai. No, Sakamurai non sa sparare. La sua mira non è all'altezza della situazione, il colpo va a vuoto. Le anatre volano via. Ehi, chi sono questi banditi? Salve viandanti, state andando in Oregon, non so banditi, sono indiani. O magari Horse Creek per firmare il trattato. Fermatevi e raccontateci le storie. Mi dispiace per mio fratello, è molto amichevole, forse anche per troppo. Vabbè, lui è molto inquieto. Forse è tutto a posto. Siete gentili, mio padre è molto malato. Annie, non sono cose che debbono sapere, la persona vuole una mano, sicuro. Non essere sciocco a non essere amichevole. Mi scuso, ho freddo. Non c'ho cose. Chi va a vedere? Chi lo va a curare? Zio Lello. Zio Lello sotto mentite e spogli. Non ho una formazione in medicina, ma forse potrei dare un'occhiata. Vabbè. Al massimo fa patatine, maionese e ketchup. Neanche per sogno. Perché dovrei fidarmi di te? Ho incontrato molti medici. Privi di formazione che sono comunque stati bravissimi a far sparire delle malattie. Boh. Culo, costano vero, è culo. E va bene, se ci vedrà ripartire, vabbè. Vai, zio Lello, sotto mentite spoil. Ehi, mi dispiace, non riesco a capire. Forse la cosa migliore è riposare? No. Sono speculazioni infondate, va bene. Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo. Esatto. Vabbè, ce ne andiamo. Arrivederci, mi andante, è stato bello. Non è andata benissimo. Ma perché tu sei di Telete? Salve andante, è bello rivedervi. Sono il Peppard, è quello di prima che si era schiantato. Ho deciso di interrompere i miei lavori sulla macchina volante. Inoltre devo ancora risolvere il problema dell'atterraggio. Nel frattempo sono a lavoro sulla nuova invenzione. Non mi piace. È tipico in questo mondo del sistema dei beni materiali. Vuole fare una macchina che va... a vento, e non è possibile. Un carro a propulsione eolica. Ma carro a propulsione eolica mi sembra un pochino too much. Ce l'ho fatta. La caccia è più adatta a chi è passato molto tempo nella natura, visto che richiede abilità con il fucile. Chi dovrebbe andare? Facciamo andare Milo. No, facciamo andare Zio Lello. Zio Lello c'ha due di sparo. Saperlo prima. Mezzo Lello.
Dacci soddisfazione. Ah. Stasera spiedino di volpi. Non l'ho beccato il capriolo. Volpi in umido. Volpi, tonno e ketchup. No. No. stasera spedina. Arrosticini di volpe. Pizzetta volpe e ketchup. Esatto. Bravo, zio Arello. Dopo una buona caccia, zero lo farei tu, con 80 libbre, che non sono male. Però una notte bianca veramente in demo. Ma siamo, che ne mangiò? Prendi pure le pelli di polpa, che ce ne fu? Sei pelli. Sono solo un po' stanchi e tu un po' demotivato. Ma sempre sei sempre demotivato, te. Suona l'armonica, te. Riprendi, per favore. Oh, una bella suonata. Avvio. Dannazione, inciampando sul terreno scendendo da Amon si ritrova nella polvere, oh mio dio, un po' indolenzito si rialza e continua a camminare. Vabbè, sono caduto. Sono caduto. Siamo arrivati ad Alco Springs, signori. Lì giù ci sono le Cholla Springs, le famosissime Cholla Springs. Ma non so se meno che tu prete lo bello è bellissimo. Poco più avanti una sorgente di acqua naturale sgorga. Io stavo aspettando il momento in cui lo rendessi pubblico. Girando una cascata che si versa nel bacino alcuni metri più in basso. Wow. E abbiamo pure evitato di prendere la dissenteria e mandare una bibbia. È tutto a posto. Ava come lava. La gemella di zio Lel. Gemella zio Lel. Venite anche voi da Independence, incontrato? Sì, l'abbiamo incontrato, ma gli diciamo che stava là, dillo di Douglas. Sì, ciao. Non ti voglio dire niente, ciao. Frank? La strada è lunga, prima di trovare un altro luogo in cui godetevi la pace e la tranquillità. Forse dovreste incidere i vostri nomi nelle rocce. Tutto il mio gruppo l'ha fatto, va bene, facciamo. I membri del gruppo, gruppo prendono un coltello e incidono il loro nome in profondità nella roccia calcarea, in modo che duri nei secoli. Questa esperienza risolleva, eh. Saga morale molare. Molare. Morale più. Ti è cresciuto un dente del giudizio, saga, nel frattempo. Scambia le provviste. Questo ci dà una guida. Le guide ci servono, forse. Wow, 7, no, te miei. Aspetta, io. Vendi del pesce anche no. Riposiamo che stavamo stanchi. Io mi ricordo che stiamo stanchi. Sì. Riposa. Ok. Riposiamo. Sono salito. Vai. E si parte, signore. Si riparte. Stasera c'è da viaggiare. Viaggiate con noi. Sul secondo Oregon Trail. Non c'è Salvatore Stellaro, non c'è Gianluca Vassola, non c'è Ciccio Sound, ma c'è tutto il resto, c'è il viaggio. Era credibile abbastanza. Qui che c'è le volpi. Così hai ragione. Ah? Ah? Volevi! Andiamo qui. Il gruppo continua il suo viaggio, riempiono le barracce, ciao ciao ciao. Che bello, tu l'hai fatto in anteriore. Fermatevi! E chi? Che vuoi? Homer! Per proseguire mi dovete offrire assistenza. Un'afflizione ripugnante mi ha maledetto. Una mancanza completa di ispirazione. Le vostre sofferenze saranno la base della mia opera epica. Wow. Wow.
Chi è Fabio Volo questo, raga? Minimo. Sapevo che avreste inteso, ragione. Ditemi quale evento durante pescare l'attraversamento di Big Blue River. Chi dovrebbe raccontare la storia? Ziolello, Mia, Sagamurai? Secondo me Sagamurai perché ci mette più l'Oregoniade. Vedi, wow, 5. Era una notte buia e tempestosa, minchia. Parte malissimo, sta. Quanti pericoli avete affrontato? Avete attraversato il profondo dramma del Blue River. Ok. Come ce l'abbiamo fatta? Questo farà viaggiare la mia opera in eterno. Verrà letta e studiata per secoli. Vi ringrazio, grande Sagamurai. Guarda la Kurosaka. Solo noi, Sagamurai ce l'abbiamo, solo noi. Saga for strega per premio strega. Il gruppo nota una donna dall'aspetto malaticcio accanto a un carro danneggiato. Non la toccare, grande so. Vedervi è stato un colpo di forza, questo per i sordi. Non c'è traccia dei compagni della donna, ammesso che ne avesse. Il gruppo non sa cosa fare, qualcuno potrebbe aiutarla? Chi ci va? Sagamurai. Vai, Saga. Io lancio Sagamurai ovunque. Siete nei guai, signora. Saremo felici di aiutarvi, se possibile. Mira. Siete davvero gentili. Sto cercando di tornare a essi. Il mio povero marito è morto, penso. Vedete se non sopravviverà a lungo da sola. Considerando che è diretta nella direzione opposta. Di offrire delle parole di conforto prima di rimettersi in mano. Che bravo, Sagamurai. Però non è più contegno. Ti sei incazzato. Mira è overpowered, eh. Si riparte, raga. 137 miglia a Fort Kearney. Aia, piove. Sta rompendo tutto. La terra si bagna in fretta, trasformandosi in fango. Il gruppo arranca. È un'esperienza demoralizzante. Il gruppo inizia a sporcarsi e deprimersi. No. Dopo un po' la pioggia inizia a svenire e tornando a asciugare, il gruppo continua agevolmente. Che ca. No. Bevete caffè. Lavorate. Ripara sta roba prima che si rompa. Bevete caffè. Bevete caffè. Senza pietà. Il caffè gli fa salire l'esistenza. No, aspetta, devo fare un'altra cosa. Non ce l'ho, i pesci non mi interessano. Qua si riposano e si lavano. Qua è ignoto. Che mi serve a me? Mi stanno messi? Mm. Si riposano e si lavano? Sì. Cristina dice no. Invece no, voglio fare la wild card e andare di qua. Non ti sei mai, ma questa era solo la prima parte. Aspetta un attimo. Che mo sto cercando di farlo quanto meglio possibile. Ma questo è l'orientamento del personaggio. Lo metto io. E come siamo messi? A morale? No, stiamo bene, no? Stiamo bene, cioè non serviamo. Però tengo il contegno. Ti do più contegno a te. Un po' di contegno a me. Un po' di contegno. Un po' di contegno a Zolello. E senza l'orientamento a me. Va bene. Possiamo andare. Gallo della salva. Un nuovo vestito nero si avvicina al gruppo. Si tratta di un dottore. Salve, posso curare? Curavo. Sì. Grazie. Dottore, si prende cura di Amon facendolo sentire subito meglio. Dottore, ringraziaci. Ma questo è solo l'inizio, saga. E già tu stavi morendo morso da un serpente e quant'altro. Una coppia dall'aria maledotta sul bordo fa strada. Dietro di loro c'è una bambina. Grazie a cielo, cosa è successo? Il nostro carro si è rotto. Abbiamo perso, pensato di abbandonare il carro. Ti do le provviste. Ziorello, ti do 50 centesimi, va. Enjoy.
Grazie, 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 grazie. Tutto molto bello. Che poi devo regalare il video su YouTube. Ma bellissimo. Aia. Nella serie Sakamurai dice che il gioco è facile. Zio controlla i sacchi di farina. Poi indietreggia con un'espressione di disgusto. È piena di insetti. Bisognerebbe gettare via la farina. È meglio tenerla e mangiarla comunque. La buttiamo. Non è cosa. Almeno gli insetti saranno ben nutriti. Vabbè, non ci pensavo. E ti sei demoralizzato una da volo. Ehi. La caccia più adatta. Facciamo andare Mira stavolta a caccia gli addui. No? Vai Mira. Vai Mira. Poi c'è pure l'inverno, hai capito? È terribile. Raga, non posso fare a meno. No. E ho 16 colpi, però. No. Sprecato. Lei è una mira eccellente, Mira. Mira, mira. Mira che mira. Mira prende le pelli. Vai. Un coyote. Scusa. Via. Di cosa si tratta? Dice Sakamurai. Sono delle bacche. Dei cespugli di bacche dal colore vivace circondano una roccia, creando un forte contrasto con le distese brulle e desertiche della vista. Chi va a prendere le bacche? Sakamurai. Ci va Sakamurai. Ci va Bakamurai. Conoscendo la nostra fortuna, queste saranno letali. Sakamura che è pessimista, si rip... Sakamura. Ma... E te ne vai? No! 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 C'è dove c'è Zach? No, fatta una suonata. Sei tutto depresso, boh. Perché sei tutto depresso? Ma... Cos'è quello? Un bisonte bianco? Uccidilo! Ho letto da qualche parte che porta fortuna a vissarne uno, azz. Prendilo, uccidilo. Uccidilo. Non so. Uccidilo. Sai che aveva sopportato il veleno pur di sapere. Vabbè, se stessi facendo insieme a Mira, Nara sarei stato divorato dall'ansia comunque. Un piccolo gruppo di canne accanto alla pista rivela la presenza di acqua. Lo so cosa state pensando tutti. Una tale scoperta fortuita potrebbe essere una manna per le dita. È bere da quale fonte potrebbe rinvigorire. Sakamura dovrebbe bere dalla sorgente. Ma sì. Voi? I need that. Ma voi, Saga? Ma voi? Vai. Vai. Bevi quanto vuoi. Impallidisci. No. No. Hai il colera. Sakamura impallidisce velocemente quando l'acqua raggiunge il suo stomaco. Qualsiasi proprietà tonificante avesse l'acqua, il malessere prende il sopravvento.
Forse bere dell'acqua stagnante non è stata una grande idea, soprattutto. Ma bellissimo, Sagakoko. No, coleroso. E mo? Gioco facile, eh? E mo? Oddio, c'è il colero. E mo come si fa? Saga, questo è gravissimo. Il gruppo vede dei dispositivi coperti di bacche rosse. Queste bacche hanno una proprietà medica e potrebbero rivelarsi utili. Non ci andrà mai, Sakamurai. Ci vado io. Ma no, amore di colera, no. Ma c'è un misco colera tutto quanto. No, amore raccoglie una discreta quantità di bacche, schiacciando fa... ritorna a mani piene. Meno male. Almeno sarò libero da tutto della vita. No. Inciampa è caduto con la faccia a terra, schiacciando la che cazzo, però. Una cosa dovevo fare, una. Dovevo mandare zio Lel. No, mi ha mischiato il colera. Zaka, sì. No, Sakamura è in preda alla disperazione. Sakamura emette un grido lacerante e il vagone sbanda all'improvviso. Inciampato pure. Pure inciampato su un sasso Sakamurai cade e resta schiacciato sotto una ruota del carro. Gravemente ferito e ha bisogno di cure. Disastro, Saga, ma ha miscato pure culero. Il gruppo dovrebbe fermarsi per curarlo e permettergli di riposare e riprendersi. E Lauda non ce l'abbiamo. Senza medicina, Sakamurai deve camminare. Oh mamma mia, la sua andatura rende evidente che la cosa è più facile a dirsi che a farsi. Sta morendo, raga. Sta morendo Sakamurai. Sakamurai soffre la fatica, aspettatevi, prego. Fatelo sedere sopra i buoi, mi sa che non posso, deve morire, deve farcela da solo, attenti squalificati. È finito. Abbiamo appena lasciato al Cove Spring e ci siamo già spammati. Ma guarda, noi abbiamo il colera. Ciao, noi abbiamo il colera. Sì, vieni, vieni, abbracciami, abbracciami. Sì. Sì. Vieni, vieni che ti mi... Ma ha mischiato il colera. Cioè, capi, ma ha mischiato il colera. Io non ci posso pensare. Mentre dà da mangiare Bue e Amon, noto che uno di loro sembra letargico. Ci ha mischiato il colera pure Bue. C'è una mira a ispezionare il bue, vai. Mira contadina crede che si tratti di una forma leggera di coliche. Che si può curare perché cazzo gli avete dato da mangiare a questi bue? Si può curare facilmente con dell'acqua e un po' di movimento per sgranchire le zampe. Questo è il gruppo per proseguire. Vabbè. Lei ne capisce di bue. E che cazzo, veramente? Ah, stiamo arrivando a Fort Kearney. Sta cassettando sangue giù. Hetsu, I guess. Sta mirando la terracina Mondra 1, praticamente. Mond Oregon. Mondar Oregon. Mond d'Oregon. Stiamo un po' scappati. La rocazza mi arriva. Sì. Rocazza mi è arrivato, aiuto. Che è sta gente? Vai, colera? Voglio uno poche colera. Teniamo poche colera sfuse da offrirvi. Voglio uno poche colera. Colera? Colera? In lontananza si intravede un gruppo di edifici che fanno quadrato intorno al boschetto. Ci vanno a Ciro. Avete raggiunto un forte. Che vi vorresti curare? Ma io mi curo io. Tu devi morire. Ma non esiste proprio, tu mi hai miscato culere, io mi arrepiglio, no, no, no. No, no, no. No, no, tu stai con culere. Capo, fra tanta gente, proprio a me mi viene a miscare su cazzo di culere. Il tuo gruppo ha raggiunto Fort Kearney, colera? Fort colera, stavo diventando. Colera? Abbracciate passo Sakamurai e non te ne pentirai. Non farla questo smandrappone, cavolo. Harold? Viandante, bello vedere, ciao. Ditemi un po' di per caso sì, sta granda c'è. Se la incontrate, ditele che l'aspetterò a Fortnami per 4 giorni.
Cerca di rintracciare. Grazie mille. Saluto Masso. William. No, William, saluto Matto. William, pensate che viaggio per una gravazione? Viaggio via terra, pur chi sta fuori dalla capo. L'Overland, io William Toros. Eliminato tutte le incognite. Qual è? Flotta di collette della prateria. Tutte alimentate energia ancora, questa energia eolica, giù. Scoraggio. Menziona Samuel Pepper. No, vai giù, è una cagata. Lascia stare, non funziona. Smettila. Non funziona, è una puttanata. Mamma, mamma, guarda la gente di prima. Sti figli. Ah no, questi ci vogliono bene. Pardon. Prima lo farò tutto a posto. Ma quando finisce Napolitamon? Non ha ci capito? Ciao ciao. Ci ho dato una d'armonica, così ti fai una bella suonata, sai come va? Fatta una bella suonata, mi servono le medicine, cazzarola, mi servono le medicine. Tante medicine. 33, dica 33. Che cazzo? Dica 33. Offre un bue. Io ho il bue letargico. Ah no. Non ce ne fotto proprio. Allora aspetta. No. A 33 mi ha trattato, vabbè. La facciamo. Allora, tutti, cibo, pezzi varie, medicina, medicina. Aggiungi al carro. Sì. Aggiungi al carro. E pigliamoci pure queste cose, eh? Pigliamo i pisci gabbot. Ce ne stanno parecchi i pisci gabbot. Esatto. Ce ne stanno parecchi i pisci gabbot in mezzaglie, comunque. Bisogna dire. Proprio. Vito carro. Paga ora, eh? Tutto a posto, eh? Tutto a posto, frate. Mamma mia, mi ha fatto uno spesone, ammo. Mi ha fatto uno spesone. Ci riposiamo. Che stanchetto, sei morente. Stanco, demotivato. Vai, andiamoci andare all'hotel. Ti piace un motel? A Mont Oregon. Monda Oregon. Samurai non soffre più la fatica, ma tiene ancora un culero. Mannaggia a te, mannaggia. Perché? Perché aveva il pozzo stagnante? Ti ha levato vizio. Tiene una certa età, ti fa male. Allora, qua possiamo andare a caccia. Noi abbiamo... Quanto c'abbiamo? 501 libbre di... Noi non dobbiamo cacciare per niente. Io vado di qua. E teneva sede, ma no, non ti avevo quell'acqua a me. Ah, è finito, per fortuna. Allora, aspetta. Adesso ti curo. Oh, bravo. Vieni qua. C'è pure una gamba... Io tengo colera. Ma no, colera... Tu hai una gamba rotta e il colera? Minchia. Sei inguaiato forte. Ah, mi curo prima io. Ya, almeno culera del passato. Ma soffri un po'. Yeah. Questo l'hanno proprio il massimo del massimo. Sì, yeah, vai. Fatto un caffè. Fatto pure una suonata. Fatto pure una bella suonata. E questo applica del grasso per aumentare la resistenza con l'acqua, no? Apposta. Ah, ma nessa camorra non hanno più il colera, yeah, è vivo. Un piccolo, mamma mia. E non sei più in preda alla disperazione. Hai visto? Scusate, il nostro asse è giugginito. Dagli un secchio di grasso. Cambia per il cibo. Ce l'ho il cibo, ti prendo il secchio di grasso. Serve più a noi, più a voi che a noi, te. Enjoy. Il gruppo offre sempre un secchio di grasso con una tour. Beh. Se sembra te la mandiamo. Mira, ce l'abbiamo qua, zialello. Tu sei 15. Sotto mendite e spogli. Ciao, Mira. Lungo la pista il gruppo trova un carro abbandonato. Potrebbe essere utilizzato per ottenere pezzi. Vai, zialello, il tuo momento. Ciao, buonasera. Come sta? Chi dovrebbe perquisire il callo? Ci va, zio Lello, che si infracita.
Ah, sei tornato con una ruota di un... Bello, però puzzi. E io non c'ho più spazio. Sì, effettivamente abbiamo troppa roba. Però perdiamo un sacco di cibo. No, ma questa ruota, sai che faccio? Riparo proprio, la uso. Faccio così. Sì. Questo. Così e faccio così. E poi la rimetto qua, tutto a posto. Niente, non perdiamo nulla. Però Ziolello puzza in questo. Ma nel senso nel gioco, eh. Ziolello puzza, allora gli diamo l'abitino nuovo. Ma te lo darei pure a te, Saga, va. Mira, la facciamo puzzacchiare un po' di più. La Camurai ha un... Ho una gamba rotta e aveva preso il colera prima, che non si vuole far mancare nulla. Il gruppo si imbatte in un prato perfetto per il pascolo. Vai, fate mangiare i buoi. Anche una puzza di frittura. C'è anche sua moglie con noi. Visto, visto? I buoi passano qualche ora a pascolare e riposare. Quando il gruppo si mette in marcia, i buoi appaiono di ottimo umore. Santi buoi. Qua che c'è? Andiamo da qua. Distante di un dragone. E andiamo. Siamo in viaggio, Lello. Siamo in viaggio. Siamo in viaggio, Lello. Dove arriveremo? Salve viandanti, il mio nome è Biawacheti Ignas. Volevi. Volevi? Biawachetish. E sono felice di incontrarvi. Non siamo molto forniti per commerciare, ma possiamo fare uno scambio, va bene. Dobbiamo Oh, conservare molte giving you movie name. cose. Che Glorious do? Bastards is actually a movie No, name, Chad. non serve niente. Niente a fare, ciao ciao. Complimenti, bella. Molto ore con Trail, pure questo. Ma che è questo? Mentre l'eco di uno sparo svanisce, il gruppo si avvicina a un uomo che sembra tenersi dove la sua mente C'è anche un mostro, in guardate. piedi. C'è C'è anche anche un un mostro. mostro, attenzione. Sono in condizioni pietose da 2 giorni e mezzo a... Chi provvederà a curare l'uomo? Zio Adello. O mandiamo Mira? Chi ci mandiamo? Ci va Zio Adello. No, ci va Zio Adello. Zio Adello usa le abilità mediche per tamponare. Ha salvato la vita, Zio Adello. Grazie, il mio nome è Sydney. Vabbè, mi hanno sparato e tutto a posto. Allora, qua ci sono erbe per nutrire gli animali. E qui si spara. Perli e proiettili. No, non voglio andare qua. Pure gli animali esausti. Ziolello eroe. Sagamurai gamba rotta ancora. Eh sì, Saga, tu eri finito sotto al... Rifine sotto al carro. Controllando i sacchi di farina si accorge che sta muff. Mannaggia. Mannaggia, da boh. Elimina. Bisogna eliminare. Coyote, coyote, coyote. Questo è un sacco di cavalli. Vai. Faccio mangiare i buoi. Salve. Che sete, dice Mire. Le scorte dell'acqua del gruppo scarseggiano. Se non vengono rimpinguate presto, la disidratazione potrebbe portarli alla morte. Eccola di nuovo. Poco lontano dalla pista si intravede uno stagno. Qualche larva di zanzara galleggia pigramente sulla superficie. Continuiamo senza acqua a sto giro, perché sennò abbiamo cooler. Il gruppo evita lo stagno, sospetto. Che è meglio. Ah, ce ne sta un altro. Ah, di nuovo Sidney, quel piede ferito, ha avuto un altro incidente. Lo curiamo sempre senza medicina. Ci va Mira, dai. Stavolta mandiamo Mira, infermiera sexy. Ha salvato pure lei la vita dell'uomo. Oh, sì. Grazie di nuovo. Ma allora siamo un pirlone.
Cioè, allora vuoi morire? Stiamo per arrivare a corsa. Oddio, il carro si sta usurando. Il carro si sta usurando. Dobbiamo fare così. Ma posso. Una ruota colpisce una roccia che fa rilascio dal sole e il carro si arresta con un forte rumore. Che cavolo, mo l'ho aggiustato. Io non posso, Sakamurai no, chi ci va? Zio Lello Carpentiere, va. Cazzo. Hai capito, Zio Lello falegname. È un lavoro difficile, ma Zio Lello riesce a riparare qualche danno. Ma grande, Zio Lello. Hai capito. Ok, so what do you guys think? Ruby Robo, thank you so much, tutto, and Alyssa for the 10 gifted. Non male, Zio Lello, non male. Grazie Zio Lello, grazie Zio Lello. Grazie Zio Lello. Mamma mia, però devo salvare. Grazie. Molto meme. Meme. Saga però c'è il morale basso, raga. Mannaggia. Saga c'è il morale basso. Bello, c'ha il morale basso, infatti, l'unico modo è questo. Siamo arrivati. siamo arrivati. The cleaning lady's fucking got drunk with my alcohol. This is crazy. I can do. Le rocche solo dal terreno sembrano quindi di un antico classe. No. È curta la roba. Che è questa roba? Siamo arrivati in questo posto. Lo spengo l'aria conditionated. Che era quella roba? Cambio provviste. Mi servono gli attrezzi. C'è il Samanubi. E il signore deve. Vai Pasqua, vai Pasqua, vai Pasqua, vai Pasqua, vai Pasqua. Fantastico guerriero. Penso come un fulmine dal cielo. Mamma mia. È inascoltabile. È inascoltabile. Facciamo di cosa. Hai visto? No, Sakamura è in preda alla disperazione. Perché? Saga, perché sei in preda alla disperazione? Perché? Okay. Allora, erbe mediche. Ci piace. Andiamo a Chimney Rock. No, sembra che uno dei boys si sia spaccato uno zoccolo. Chi ci pensa? Zio Lello. Vai Lello. Vai Lello. Yeah Lello. Do un po' l'acqua del buio e pronto a riprendere il cane. Grande Lello. L'ha portata nella piscina di qualcuno. Il buio si rimette in marcia tutto contento. E via. Esatto, l'ha portata un attimo nella piscina. Non dovremmo pagare niente, siamo delegati dell'esercito degli Stati Uniti. Ah, qua questi vogliono il pedaggio. Eccovi qui. Parla con il soldato degli Stati Uniti. Mi permetti di dire questa cosa? Dobbiamo passare, questi vogliono i soldi. Bene. Anzi, ma è terra loro, quindi devi per forza. Chi ci parla? Sakamurai. Vai, Saga. Saga. L'arguto Saga.
Non voglio un conflitto con i Lakota. Tutto a posto, pagheremo. Pagherò il trattato. Tutto a posto. Grazie per l'assistenza. Ciao ciao. Stanno tutti malissimo, praticamente. Saga col morale a pezzi. No. Qualcuno forse mi paga per venire a scoraggiarmi. Non sarà facile dissuadermi comunque. Questa è la mia prototipo di gara vera funzionante, pronto a partire. È impossibile fermare un ingegnere. Vai, fammi vedere la dimostrazione, va. Si salpa. Credo che sia morto malissimo, infatti. Ecco. C'è stato un attimo un uragano. Ecco cosa ho ottenuto per aver inseguito i miei sogni. È un pirlo. Congratulazioni, grazie per aver completato la follia di Peppard. È un pirlone. Saga, non essere disperato. Il gruppo vedete c'è Spuggi. Chi ci va? Ci vado io. Yeah, grande. Grande Pokébot. Abbiamo pure le bacche. Che vuoi più? Grande Pokébot. Nel frattempo qui è passato un mese del gioco. Siamo al primo giugno. L'area si rende dell'onzia infernale. Sciame di mosche tormentano il gruppo. Attirate dai resti degli animali. Trovo l'esperienza decisamente disgustosa. Ci credi? Grande. Non piange. Sei stato bravissimo. Grande Pokébot. Grazie di aver condiviso sta cosa con noi, soprattutto. Yeah. Fate tutti l'applauso a Pokébot. Forza, forza. Una torre di roccia si agita dal terreno in lontananza. Alla sua base c'è un cumulo di terra. Oh, bravo. Grande Pokébot. Adesso devi completare in coppia con qualcuno, eh sì. Siamo a Chimney. Allora, qua possiamo prendere qualche medicina per caso? No. 5 cassette di attrezzi. Azzo. Faccio un tratto a Sagamurai, vai Saga. Fai scendere un po' il prezzo. Un medaglione del drago. Saga, ma voglio prendere la Switch e giochiamo insieme. Allora. Ah, cazzo, non l'ho fatto riposare. Forse ho sbagliato. Forse ho sbagliato. Vabbè, più o meno. Ce l'ho del caffè, no. C'è niente. Devo riparare un attimo il carro. Dai, 7 giorni per la tua gamba rotta, Saka. Dai, resisti, Saka. Okay, so what do you guys think? Ruby Robo, thank you so much, and Elicit for the 10 gifted. Devi resistere, Saka. Here's... No! No, Sakamurai se ne va. Su tutte le furie, no. No. Non mi mancherà. Sakamurai ha abbandonato il gruppo. Ti ho dato pure la medicina. Sei andato da Fair Dancer.
Se n'è andato, raga. Se ve lo steste chiedendo, sì, c'è stato un attimo di distrazione tra i moderatori per colpa di questa Fire Dancer. Chiediamo scudo, forse. Forse. Sagamore se n'è andato. Cioè, mi ha abbandonato, capito? Cazzo, una parte con te. Tu che fai, te ne vai. No. Cominciamo male. Muori. Vai, Ziolello, versione cacciatore. In tutti i negozi, Ziolello, cacciatore. Impugna il fucile. Sparagli in faccia. Compra, Ziolello, cacciatore. L'ultima guida per l'Oregon. Via. Ziolello torna con un po' di carne. 100 libbre, ma ne ha portate 75. Prendo le pelli, minimo. Minimo. Andiamo di qua. Cioè, non ci posso credere, ma abbandonatemi. Oh, si stanno prendendo tutto. Andiamo di riparazione. Sei l'unico senza ruolo. Dannazione! Oh no! Un ciampo sul terreno, mi rialzo e continuo a camminare. Sto a posto. La pista dei mormoni. Oh no! Il gruppo raggiunge un carro fatiscente. Andare. Il carro oscilla pericolosamente. Potrebbe essere possibile recuperare la materia, ma il tentativo rischia di far collassare il carro. Prendo... che prendo una stanga. Va sempre Ziolello. Andrà sempre Ziolello. Ziolello è esausto, oddio. Meglio. Ziolello prenderà. È un sakamurai. È un sakamurai proprio. Sei troppo un sakamurai. Vediamo se riesco a fare sto magheggio qua. Prendi la stanga. È un corvo. Ma c'è anche della gente. Quella Pokebot, grazie. Anzi no, Saga, grazie per il regalo a Pokebot. 16 su 30. 30 sub, sempre Sekirum, eh. Ricordate. Ricordate questa cosa, che a 30 sub c'è Sekirum, cioè Sekiro. Ogni morte un bicchierino di rum. E l'ho provato sulla TV. L'ho provato su quella TV, raga. Non voglio di nulla, capi? Eh beh, mi sembra giusto. Io, mira, due perdente. Ecco, siamo quelli di prima. Ah, è tornata la piccola Mary. Vorrebbe fare una bambola. Chi fa la progetta la bambola? Mira. Paura di che bambola possa essere. Dopo aver passato qualche ora a cucire, finiscono la bambola. Grazie a bambola due bottoni lucenti che risplendono come luce del sole. Bello. No! Ripeto, 30 sub Sekirum. Che non è mai male. Sì, sì, infatti. Nel frattempo Ziolello è collassato, sta dormendo. Non fa più nulla. Salve di nuovo, viandanti, spero che vi piaccia. Grazie a questa solita quota parteciperanno alla firma. Abbiamo scelto un capo di nome Matoyui. Ora la firma va lunga. Ok. Bella firma. Se non c'è altro vi chiedo di aspettare l'inizio della firma. Ok. Ci teniamo occupati, ci riposiamo. Benvenuti a tutti, è una giornata storica.
Ci sono molti rappresentanti delle azioni della Lakota, i Crow, gli Arapaho, i Cheyenne. Un po' tutti. Non siamo qui per fare affari, vogliamo la vostra terra, i vostri cavalli, bla 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 bla. Dovete pagare, dovete fare il trattato. Brutta storia. Abbiamo finito il trattato, è stato ratificato da tutti i presenti. Andiamo a festeggiare la nuova pace. E via. È stato emozionante. Tutto a posto. È strano che la coda non aveva una capo, ok. Io ripartirò per Washington, è stato un piacere. Davvero strano, il melodio interno consiglia molte cose a molti popoli diversi. Forse nel mio turno non capisce come sono organizzati la coda. Non sa che non ha capito niente. Missione compiuta. Trattato di Horsecrook. Va bene. Andiamo avanti. Porta l'Aramie, so che si fuma parecchio. Attenzione. Di cosa si tratta? Ci sono delle bacche. No, non si ferma la pianta di bacche. Si tratta di l'uva dell'Oregon. Non è commestibile, ma ha grosse capacità curative. Tutto a posto. Vai. Vai. Però io stavo pensando di andarmi a prendere un gelato, sapete? Samurai. Ma cagai. O quantomeno vedere se c'è qua qualcosa. Ultima andata, stiamo celebrando il loro viaggio. Ma io mi accampo un attimo. E mi vado a prendere un gelato. Perché secondo me è il momento proprio. Festeggia. Festeggiamo. Sì, io festeggio e torno tra poco. Torno subito. Welcome to intermission. Yeah, intermission. Festeggiamenti, ragazzi, di prima. Ciao. Salve, mi interessa una scommessa? Si tratta di trovare... Fire Dancer è ufficialmente la mia nuova moglie. Yani, però sei sempre bellissima. Non ho capito.
Non l'ho capita. Non mi piace questa storia. Andano tutti rilassati. Abbiamo cazzeggiato la grande. Ripartiamo. Dai, ah, io mangio più un gelato. Non dire che ci voleva. Siamo arrivati al Port Laramie. Angelella è morto dai festeggiamenti. Più mogli, più diffusione dei propri geni. Esatto. In caro raggiungere l'insediamento fortificato, siamo a Fort Laramie. Io vorrei assicurare... Boh. Pure zia Lella. No, non è mai troppo. Andiamo a Fort Laramie. Ma che bello. Che è questo? James mi sta portando in Oregon. Ah, ha venduto il violino. Lui è Southworth. Vabbè, se trovo questo ti riprendo il violino. Ti prometto di comprarti un violino. Vabbè. Va bene. Il toro delle nuvole. Ah, tu sei benissimo. Zarello si è ripresa alla grande. Vediamo se mi compro qualcosa. Forse gli abiti mi servono. Vai. Bello Super Mario World 2. Non conoscevi, grazie. Dobbiamo andare a Independence Rock. Ok. Una caravana che ha perso il carro, no? Andiamo a pisca. Devo far recuperare i punti, salutiamo. Tutto a posto. Su bordo della pista c'è un cane, allora è allegro. Anche se il cane sembra essere addomesticato, non c'è alcun proprietario nei paraggi. Che vuoi fa? Vado via. Non mi piacciono i cani randaggi. C'è un piccolo cumulo di terra sul sentiero e dei granelli di polvere fruttano nel vento. Azz, potrebbe scavare... C'è un morto, secondo me. Cosa si fa? Boh. Chi scava? Scava Mira? Vero. Abiti sporchi. Caro traballa.
pezzetto del terreno accidentato. Mentre a me c'è un assalto da parte delle zanzare. Minchia. Si sta per sfasciare tutto comunque. No. Salve. Sì, sì, peschiamo tutti. Pesca mira. Hello there. General Kenobi. General Kenobi. No. Non l'abbiamo preso. Non ce ne sono più? Ah, ecco. Bello. Ne fa lo scintillone, ok. Ho preso una rana. Una rana un po' più grande. Più sostanzioso. Ah. Ma questo mi sa che è interessante. Cazzo. Ne hai preso il numero massimo di pesci? Ma non dino. Vedete questo perché si illuminava. Ah, vedi, è un pesce da trofeo. Meno male che mangiavo il gelato. Meno male. Però devo dire una cosa bruttissima. Maledetta Tantara. Ha evitato anche di leggere, che è meglio. Grazie per aver provato la mia sfida, vabbè. Ciao ciao. Se ne va. Io lo so, queste schede maledette non le voglio. Non mi servono proprio. Cioè, devi aggiustarla pure, no? Buio.
No, sì. E facciamo così. Via. E si prosegue. L'inverno arriva fra 160 giorni. Si vede un foro per la pesca. No, basta. Basta pesca. Ci abbiamo un sacco di roba. Che belle musichette, tra l'altro, tutto. Ah, ecco un altro amichetto. Ok. Facciamo un gioco, vi sfiderò una battaglia d'arguzia. Se risponderete a alcune domande correttamente mi riunirò al gruppo. Bene, iniziamo. È più grande di Dio e più perfido del demonio. I poveri ce l'hanno, i ricchi ne hanno bisogno. E se lo mangi morirai. Cos'è? Oddio. Non credo. È più grande di Dio e più perfido del demonio. I poveri ce l'hanno, i ricchi ne hanno bisogno. Lo specchio? Niente. I ricchi ne hanno bisogno. Allora, niente, sì. Niente. Sì, giusto, proviamo con l'altro. Niente, niente, raga. Scende sempre ma non sale mai. Che cos'è? Scende sempre ma non sale. La notte scende, raga. È la notte. Oh, whoa. I saw this on the way out here. This wasn't part of the outfit. Scende la notte. Proviamo con un altro. Ah, riecco. Ha i denti ma non morde. Che cos'è? Zio Lello. No. Sagamurai. No. È il pettine. Niente male, va bene. Babbo Natale. Allora, vediamo un attimo come stanno questi. Stanno bene, eh? Ho trovato bestie immonde. Quant'altro? Oltre ai bitches. Yeah. Tante bitches. Some of them keep you alive. Vado ad accampare vicino a una pozza d'acqua. Well. Not trovo. Particularly rational. Sì, a me. Miri ha bisogno di dormire. Anche se a me mancano gli incursori tedeschi che ci fecero la sovrapposizione l'altra volta. Mi ho creduto tutti i vostri soldi e mandate qualcuno a consegnare, dopodiché vi lascerò andare. Negozio, no, bella. Chi farà già zio Lello? Vai zio Lello, va. Falleci tu zio Lello. Falle capire che non è così. Zio Lello affronta la donna, fredda e composta come se fosse di ghiaccio, e spiega le sue ragioni con calma e pesa. La fuorilegge si lascia convincere. Sta a posto. Va bene, non ho scelto di fare questa vita, vai via. Cioè, capisci, voleva derubare. Ma il carro si sta usurando, è caduto qualcosa, Maroni. No? È caduta la farina. Senti, io sei che non le voglio. E qua abbiamo un problema, però. Abbiamo un serio problema. Mi sta sfasciando il carro. Tutto questo non è bello. Tutto questo non è bello. E senza scorte non andiamo da nessuna parte. Se ne vanno Adesso sta cominciando a sfasciarsi tutto. E sta pur piovendo. Minchia. Cena se non la pioggia inizia a battere sulla pista. L'acqua si raccoglie nei solchi, trasformando il terreno in panico. La pioggia cade nel carro attraverso buchi della copertura, danneggiando le provviste. Wow. Continua ad andare avanti, se non potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Ci dobbiamo accampare. La vedo brutta. Vabbè.
ci siamo svegliati un po' puzzolenti. Mamma mia. Tu sei proprio male. Ecco. Qui c'è qualcosa. Esatto. Accampati. Chi cucina? Cucinava. Passo incredibile. Incredibile, signori. E se ne va. Qua che c'è? Cibo, proiettili. Inutile. Andiamo qua. Zorello si sporge verso l'interno del carro per controllare le provviste del gruppo e lancia un grido di sgomento. Un serpente. Stavolta è toccato a Zorello. Eh sì, la creatura ha mosso Zorello al braccio. Chi gli succhierà via il veleno a Zorello? No, è mo. Chi glielo succhierà via? Ragazzi, ormai tocca a lei. Allora. Lei se sente, c'ha la febbre. La febbre. Speriamo la curiamo. Minchia, non è curata di nulla, praticamente. Laggiù. Tutto molto politically correct, sì. Laggiù. Zorello è nato un alberello. Vicino al bordo della strada. Si potrebbe abbattere e trasformare in una perfetta stanga per il carro. Vai, vai a prendere la stanga, Zorello. Vai a prendere la stanga. Bravo, Zorello, bravo. Prendi la stanga. Ora usiamo questa bella stanga per riparare questa cosa. $32 milioni. Il gruppo si imbatte in un prato perfetto per il pascolo. Sì, si riposano. Facciamo riposare i due. Vai. Mira c'ha la febbre. Febbre, la febbre 2. Che ca. Il pianale e la copertura sono rimasti danneggiati dal terreno difficile. E chi ripara i danni? Zorello. Zorello è tutto fare. Grande Zorello. Abbiamo perso un sacco di roba da mangiare. Facciamo così. Dai, resistiamo fino a Independence Rock. Un antilocapre. Cioè, però non è giusto che questa camera l'abbia abbandonato, sono più bella, eh? Io vorrei ricordarla sta cosa. Mentre da mangiare i bue amano da che uno di loro sembra letargico. Che cazzo. Lei è una contadina. Ah, fammi aggiare di coli, ok. Sì, sei d'accordo. Zorello sotto mentito e spoil. Ma mentito e spoil. Il gruppo raggiungeva. Ok. Roccia liscia. Fatta accessione per iniziare scolpita dai viaggiatori. Siamo arrivati. Ah, qua c'è Ava. Come l'Ava?
Questi sono i viandanti. Ok, vi siete incontrati. Stato padre che. No. Questi si devono sposare. Jane, che dice la piccola Mary? Di nuovo questi. Sì, ci sarà anche l'audio, sì. Chi deve andare a cercare di trovare. Si è persa la piccola Mary. Ziolello, vai, Ziolello. Ziolello trova piccola Mary. Perfetto, che culo. Piccola Mary. Ok. Ziolello è in giro piccola Mary, sì. Oh, piccola Mary. Poi c'è Albert. Avete già inciso in giro di noi. Vabbè. Andiamo indietro. È una persona orribile. Riposa. Perché Lello è bello. Sono d'accordo. Ripartiamo. Ripartiamo. Vediamo dove arriviamo. Biforcazione. Io la vedo brutta. Io la vedo proprio brutta. Mentre messo se Independent Xerox compare, noi andiamo avanti. He's not enslaved. Ma non hanno dormito un calo. Non hanno dormito nulla. Brutta storia. Previous was better. I think so. Una giovane donna sempre disperata. Chi è? A cosa serve Alice? Ci ignoreranno proprio con tutti gli altri. Vabbè. Abbiamo esaurito le fare provviste di mangio. Tieni, mangio. Non sapete quando ci avete aiutato, vabbè, ciao ciao. Morale, sale, e se ce ne andiamo. Bim bum bam. Chi cazzo è bim bum bam? È stato ottimo dire, lo sapete, però. Viene il dubbio di fatto. Più avanti sulla pista c'è qualcosa di grosso, e Sagamurai 94. Vedi? Chi dovrebbe andare a prendere la carne? Qua Ziolello. Qua sempre Ziolello. Ma Ziolello. Facci sta bene. Sono molti viaggiatori, ci cambiamo. Condividi questo. Lo sniper, vabbè, sono animali leggendari. Deve essere una fase di immorale. Lo sniper elite. Ok. Andiamo di qua. Esausta. Io non posso aiutarli in nessun modo, però. Mi dispiace tantissimo. Siete qui per darmi un passaggio, eh. Opla. Bravo, vai, vai sul carro, giustamente. Questa è una zona di caccia. Ma no, io ma c'ho sto tipo appresso. Cioè, ti rendi conto? Ma bro, come ho plato? Hold up a cup like this, and you gotta get the cup, the coin to land in the ma cup. Come ho plato? And then if she you get it in there, she does a dance. It gets even.
Dove cazzo lo metto io a questo? Qua. Ecco. Allora faccio così, abbandono 5 di questo. Cioè, ma guarda che co... Ma io non lo so, se mi si infila nel carro così. Il carro si sta usurando. Qua non c'è più spazio. Non c'è più spazio. Pandora. Sto per finire miseramente questa run, secondo me, Sto quasi per morire. Improvvisamente un grido echeggia sulla pista. Il piede di Mira è stato schiacciato dalle ruote del carro. Potrebbe esserci ossa rotte. Oh no. Oh no. Se la sua ferita non è troppo grave, potrebbe essere sufficiente un po' di riposo. Che esami la ferita, zio Lello. Vai, zio Lello. Mira. Mira. Oh, zitto. Ma non riesce a dirmi la gravità del danno. Il dolore è quasi insopportabile. Uè, cappellaio, come stai? Stiamo giocando a The Oregon Trail. Mira, una gamba rotta. Mira, passa un po' di tempo a riposo. Ce la siamo giocata. Ripotta pronta. Fate replay. Fate anche un replay. Per chi è sub, potete fare anche i punti esclamativo replay. E dimmi se devo pagare. No, ma perché tu mi dici. Oh, sì, stavi meglio al male. Pure io stasera sto morendo. Mai giocato a The Oregon Trail? Che cazzo. I haven't slept in over 24 hours. Un cavolo ringhio. Il gruppo si ferma, ma sotto una sera, vai via. Il gruppo se ne va lasciando le gare. Ho fame, zio Lello è esausto. Zio Lello è esausta. I somehow do, but I got... Oh mio Dio, senza munizioni, raccogliere un po' di bacche. Mamma mia, che tristezza. Che tristezza. Li sto portando sull'orlo della morte, praticamente, a tutti. Non si può usare le ciliegie, qua. Stanno morendo tutti, cappellaio. Oh no. Che è successo a Mira? Dove siamo? Si sono persi. Ci siamo persi? Il carro è fuori rotta da 4 ore. Ci penso io, che non ne so nulla. Niente. Ci siamo persi di nuovo. Raga, io me la sto vedendo veramente brutta in questo momento, Stiamo arrivando al limite. Stiamo arrivando proprio al limite, ecco. Il carro traballa mentre il due lo traino. Ho perso il cristiano. Ma dove cazzo lo metto a questo? Quindi? No, non ci va. No, là ci va. Dai, ti metto così. Resisti. Chi è questo? Grazie, io ho perso i vestiti. Vabbè. Me ne devo andare. Non c'ho gli abiti. Ti prego, non mi abbandonare. Mira non ha più la febbre, però sta morendo. Stop. Siamo arrivati, da qui posso continuare a piedi. Non ho nessuna ricompensa, ha detto. Cioè, è inutile. È un personaggio inutile, quindi. Cioè, ma fa solo per dire, aia, zio Lello alla dissenteria, callare. Io lo sapevo. Zio Lello alla dissenteria, poi abbandona. Questa parte della pista è stata solcata. Il gruppo lotta. Vai. Vai. Un odore acre e penetrante emana dal carro, rendendo evidente il pessimo stato della farina al suo interno. Maronna mia. Elimina 26 di farina.
Zarello ha la dissenteria, raga. Are they peeing? Wait, do you have a dick? Why do you make that pose? Perché gli ha chiesto se aveva... Perché gli ha chiesto quella cosa? No, I need to do a new one. Sorry. It's not my perché fault. Gli ha chiesto quella cosa? Okay. Bah. Che brutta roba. Zitti che forse siamo arrivati comunque male alla biforcazione, però ci siamo arrivati, non so come, ma ci siamo arrivati. Mi sembra giusto. Anche se la sede è lì, il gruppo ha raggiunto la sommità delle Rocky Mountains. Niente, di niente. Commercio. Posso vendere questa vagonata di pelle? Stanno 5. Caffè. Cassette di tiri, ti chiede sta roba. Sì, rischi, non mi serve. Tre abiti per due medagliette. No, prendi rischi sempre. Perfetto. Forse li riprendo un po', ya? Yeah? Forse. Le cose di un po'. Vediamo un attimo. Si sono un po' ripresi, eh? Isabella ho bannato. Green River Nord o Green River Sud? Nord. He's doing the Monster Mash, guys. Non ho idea. Monster Mash. The Great Smash. Monster Mash. Allora. Tu che stai avendo quasi la lebbra. Mamma mia, siamo inguaiati. Ma che significa che stiamo guardando? Sarà meno peggio proprio, capi? La vedo, un bisogno di giace nella polvere, indaga. Ci va Ziorello va a recuperare la faticata. Of people matters. Elfino Movies is completely 7-up. Yeah, we move along smoothly. So shout out, freestyling. Yeah, we talking. No, we got it right ho preso now. La dissenteria da Ziorello. Ho preso la dissenteria da Ziorello. Le scorte dell'acqua scarseggiano. Poco lontano si intravede uno strano. Non potete bere, dovete morire. Colera e dissenteria, no. Raga, siamo sull'orlo della morte. Eh? Ci siamo. Piove pure. Un temporale si abbatte. Stoppando il gru, spaventano i maron. Aspettiamo che finisce. Le tensioni del gruppo sono amplificate dalla scomodità, la vicinanza e gli abiti bagnati. Ma perché è stato fatto donna? Sì, perché così. Sotto mentite spoglie. Il temporale dura tutta la notte. E Ziorello se ne accorge solo dopo 2 ore di live, che in realtà è una donna. Surprise! No, Ziorello sei in preda alla disperazione sotto mentite spoglie. Guarda che bella donnina. Ma no, questi muoiono. Un po' profumo di soffritto e di aglio, va? Magari. Dai, cucina, chi cucina? Cucina Mira. Zero. La merda la diventa. Non ha bisogno dei suoi tempi per... Mira, Amon, sono in preda alla disperazione. Siamo tutti in preda alla disperazione. Abbiamo la...
Abbiamo la dissenteria, ma mica la dissenteria, Zolè. No, Zolè, non me lo aspettavo da te, ma mica la dissenteria. Io lo sapevo, eh. Io lo sapevo, eh. No. Emmo? Una mandra di bisonti blocca la strada, si aggira senza meta, ok. Aspettando la mandra prima o poi si sposterà, ma è impossibile sapere quando. Vabbè, dobbiamo morire qua. Dissenderia, dissenderia. Mira ha preso la dissenderia Damon. Sì, era veramente tutto stincubo. Guarda che forse secondo me non ce la facciamo, ma stanno morendo. Gli animali non si spostano. Non possiamo sparare, non ci abbiamo i cosi, se ne sono andati. Ecco, botta di dissenderia Ziorello. La vedo male, raga. Il carro che si rompe. Che sta succedendo? Non ti sopporto più. Ah sì, beh, allora vattene. Amon ferma il carro e fissa Ziorello con sguardo minaccioso. Attenzione. No, vattene tu. Si scusa dicendo chi dovrebbe lasciare il gruppo. Me ne vado io, se ne va Ziorello. Oh mamma mia. Ziole, te ne vai tu che puzzi. Se ne va Ziorello. Stai pure morendo, ma pure io sto morendo. Ero uguale. Credo che tra poco smetteranno. Però oddio, chissà dove arriva. Sakamurai ha abbandonato la caravana. Giolello aveva la dissenteria. Questi due camminicchiano, ma... Calla, no? Siamo arrivati non so dove. Eravamo in 4, siamo in 2 adesso. Si sentono scure le acque fangose. Ci possiamo riposare. Oggi hanno presentato ad annunciarti. Ah, presentato ad annunciato i nuovi giochi, sì. Vedo la partita in un gioco e mi sono fatto male risultato. No! Non ti fa male. A me se ne... Io ho cacciato Ziorello. Ciao Ziorello. Mira non è più esausto. Siamo rimasti a Mira. Ne rimarrà soltanto uno. Нет, я думаю, там будет овощи, мясо, в лучшем случае сосиски какие-нибудь. Hai ragione. Non so che lingua. Sì, penso che sia russo. Non so che lingua stia parlando. Io non so che hai ragione. Ma do, c'ho una pelle. C'ho una pelle. Aspetta. Ma cazzo lo riparo. Vado, stiamo per morire. Stiamo per morire. Questo è un coin flip. Questo è un coin flip. 54%. Ci riusciremo? Ci riusciremo? No, no. Visto il pessimo stato del carro, l'acqua non darda e lo fa affondare. Mira viene trascinato sott'acqua e non ne riemerge più. Amon ha perso la vita. Mira ha perso la vita. Finché non ci ritroveremo, Amon rimarrà nei cuori per una cosa.
La dissenteria. Per non dimenticare Amon, la mancanza di pace sarà sempre sentita. Il ricordo di Amon, solo dando la vita possiamo trovare felicità. Che bello. Amon, emblema di, di modestia e gentilezza. Oltre l'orizzonte giace il caffè. Mi piace. Madonna. Noi due siamo morti. Io e Mira siamo morti. Dionella e Sagamora si sono salvati. Yeah, ho perso. Game over. Mira non è più tra noi. Addio Mira, la vita passa, ma c'è qualcosa che è eterno. Il caffè. Solo dando la vita possiamo trovare tradimento. Ho lasciato tutto per una vita migliore. Invece ho trovato Sagamurai. Qui giace Mira, la sua tragica morte fu causata dal matrimonio. Questa mi piace. Oh, ho fatto 5320. Oh, sono un emigrante. Az. Sono un emigrante esperto, hai visto? Abbiamo fatto 964 miglio. Devo fare tutta sta parte ancora. Però. E allora, morti totale due persone. Completamento del gioco 7%, rendiamoci conto. No. Questo è un prologo, non è cosa. E allora, popolo radioattivo, questa sera abbiamo giochicchiato un giochino simpatico e interessante. Si chiama The Oregon Trail. Spero che vi sia piaciuto, lo trovate un po' ovunque su Steam, su Switch, visto che parlavate di Nintendo, lo trovate un pochino ovunque. E allora, noi ci risentiamo domani pomeriggio, penso proprio di fare qualcosina. E cerco di farmi una partita con il buon salva Quake 2 Enhanced, se ci sta, devo vedere se c'è il buon salva Logan. Ma ci risentiamo comunque domani pomeriggio con Ready Action TV. Mi raccomando, voi come sempre guardate la radio, guardatela, ci saranno bei cambiamenti, raga. Vi dico solo che c'ho un monitor 4K in questo momento ed è una cosa fichissima e funzionante soprattutto, mamma mia, raga. Ho provato Sekiro per vedere come girava stanotte, mamma mia. È stata un'esperienza unica, mi mancava il Kraken, mancava solo il Kraken. Vi ricordo a 30 sub Sekirum. Voi guardate la radio, guardatela, seguiteci, cercateci sui nostri social, unitevi se non avete fatto già le sottoscrizioni, ma soprattutto unitevi alle nostre community, così ci sentiamo giorno dopo giorno e potete parlare direttamente con noi. Ragazzoli, rimanete per il raid, fate voi belli, ci risentiamo presto. Grazie a Saga che ha regalato la subettina al buon Pokebot. Vi mando un abbraccione, ci risentiamo presto. Un salutone dal vostro lato. Ciao, rimanete per il raid? Lo fate partire? Ciao. Aspetto che lo fate partire. Tu rimani. Fai a caso, vai. Vado a casa. Non sai, vuoi sapere la storia di un Sakamurai che se n'è scappato in preda alla... che prima ha mischiato il colera e poi se n'è andato via dal gruppo? Cioè, ti sembra una cosa giusta? Lo puoi fare solo in Oregon 3. Un gioco Game Loft, tra l'altro è uscito mi sembra novembre 2022. Andiamo da Baggy? Dico. E allora rimanete. Ci risentiamo presto. Ciao belli. Vi mando un bacione. Ciao popolo. A domani. Radiation. Warning, high fun radioactivity.